Siete pronti per un viaggio psichedelico all'interno delle danze standard? Ebbene sì, spettatori di SOS Danza, quello a cui assisterete oggi è un vero e proprio viaggio al tipo esplorando il corpo umano all'interno del valzer lento. Attenzione perché, a differenza dei soliti video, questa volta non sarò io a insegnare. Vai, eccoci, ora chi c'è? Abbiamo chiamato e abbiamo fatto tornare sul nostro canale, per questa occasione speciale, il nostro maestro Valerio Colantoni. Ora, per chi ancora non conoscesse Valerio Colantoni, stiamo parlando di uno dei 18 ballerini che nella storia del ballo è riuscito in una straordinaria impresa. Ebbene sì, sono soltanto 18 i ballerini che nella storia sono riusciti a vincere il campionato del mondo WDC di danze standard, Blackpool, International e UK, ovvero le tre principali competizioni a livello mondiale del panorama della WDC. E come mai si è scomodato così una divinità del ballo per spiegarvi il valzer lento? Da questo si vede che non avete mai partecipato a un Meeting Titanium. Cos'è un Meeting Titanium, vi starete chiedendo? I Meeting Titanium sono il fiore all'occhiello del sistema SOS Danza. Sono apprezzatissimi da tutti i nostri allievi storici e apprezzatissimi anche da tanti studenti che vengono da fuori regione, dalla Sicilia, dalla Puglia, dalla Calabria, dall'Emilia Romagna, al Veneto, Liguria, insomma chi più ne ha più ne metta, per studiare con questo fantastico sistema, il Meeting Titanium appunto. E abbiamo chiamato Valerio a spiegare il valzer lento proprio in occasione del Titanium Bootcamp, ovvero l'evento inaugurale di inizio anno. Un evento di tre ore veramente spettacolare, gratuito per tutti gli studenti passati dei Meeting Titanium. Un premio veramente spettacolare per tutti quelli che hanno partecipato. Cioè, una roba che se me la dicevano a me quando avevo iniziato, io non è che andavo al meeting. Io non solo ci sarei andato a piedi, ma prendevo tutti i ballerini della mia scuola, li caricavo su un risciò e ci andavo a corsa, se mi dicevano una cosa del genere. Cioè, tre ore a parlare con Valerio Colantoni di valzer lento in modo gratuito. Ma che regalo vi si è fatto? Cose da pazze. E infatti tutti sono rimasti entusiasti, potete sentirlo proprio dalle loro parole. Allora, siamo l'associazione Tridente da Fano e Pesaro e siamo venuti in questa giornata insieme qui a Firenze con la nostra associazione per imparare cose nuove e rivedere cose che facciamo anche nella nostra scuola. Siamo Federico ed Amelia e siamo ballerini presso una scuola di Bari. Qui c'è questa ampiezza di vedute, l'essere in mezzo a tante persone con storie diverse, con esperienze diverse, con livelli diversi e poter sentire le spiegazioni di campioni stratosferici, secondo me è quello che serve ad aprirci la testa soprattutto e a farci guardare in alto. Magari. Una giornata entusiasmante che ci è molto piaciuto perché è stata molto professionale e completa e analizzata in ogni specifico dettaglio e penseremo anche di ritornare a trovare i nostri amici toscani. In un ambiente ideale, bello e tutto, siete però riusciti a creare quel mix di stress e di fatica che secondo me sono determinati per imparare qualcosa. Io lo consiglierei a tutti i ballerini, ovviamente come noi magari non professionisti, perché effettivamente è una formazione di qualità, cioè che punta sulle basi sicuramente, però con quel qualcosa in più che permette non solo di muoversi ma di ballare. Io più semplicemente lo consiglierei a tutti quelli che amano il ballo, a prescindere che poi siano agonisti, che abbiano volontà di primeggiare nelle gare o semplicemente gli piace ballare e vogliono imparare. Allora, ci è piaciuto molto l'ambiente, davvero. Ci hanno offerto anche il caffè gratis che per uno che viene da Genova è voluto. Come mai sono rimasti così entusiasti? Si fa presto a capirlo, perché nei Meeting Titanium ho condensato 20 anni di esperienza di insegnamento e 25 anni di esperienza come ballerino, come competitore e come appunto praticante di ballo, creando una tipologia di meeting che avevo sempre sognato e che non ho mai trovato. Capace di entusiasmare, risolvere le problematiche che ci sono tra ballerina e ballerina e soprattutto scoprire le dinamiche del ballo per diventare sempre più intelligenti e sempre più padroni di questa fantastica arte. Noi abbiamo comunicato a tutti i nostri studenti passati che ci sarebbe stato questo evento inaugurale e hanno partecipato, però abbiamo un pensierino anche per voi, che non avevamo detto nulla e non siete potuti venire. Prossimo anno forse faremo un pensierino anche per voi. Per voi siete stati sfortunati e non siete potuti venire, non avete potuto partecipare al primo Titanium Bootcamp, vi lascio adesso a una decina di minuti della lezione di Valerio Colantoni. Quindi iscrivetevi al nostro canale YouTube, attivate la campanellina per non perdervi tutti i nostri video e tutti gli eventi speciali a cui potete partecipare.
Anzi, facciamo così, se proprio siete curiosi e non volete perdervi i prossimi eventi Titanium, mandatemi un messaggio al 393-0507-735. In questo modo riceverete tutte le informazioni quando verranno organizzate queste cose. Ah, però ora, la prossima volta che vi dico che facciamo un meeting o facciamo un evento speciale, mi raccomando, cancellate compleanni, cancellate cene, anniversari, cancellate qualsiasi cosa. Qualsiasi impegno ci sia, si cancella e si va al Titanium. Pronto, mi licenzio. Hanno chiesto di venire qui oggi e parlare soprattutto di una cosa e vi ho fatto scaldare e sono completamente d'accordo con loro. Come state a ginocchia qui? Ah, sì. Sono uguale anch'io. Sono nelle stesse condizioni anch'io. Quindi io sono completamente dalla vostra parte e capisco il dolore e tutto, però c'è una meccanica per riuscire a muovere. Allora, ho visto ballare 18 passi a tutti voi e anche le vostre coreografie e devo dire che, diciamo, da quello che riguarda dal centro in su la posizione, chi più o chi meno, siete tutti messi abbastanza bene in posizione. Secchi, alti, belli, bravi. Ora, bisognerebbe migliorare un attimino quello che è il movimento, perché nelle vostre categorie, a tutti i livelli, ma nelle vostre categorie, i fattori principali per ballare sono sempre due. Tre. Tempo, e vabbè, non c'è problema. Posizione e movimento. Se abbiamo questi tre parametri con quantità maggiore o minore, già abbiamo fatto tutto il lavoro che viene richiesto di fare. Allora, dicevo, per quanto riguarda la posizione, siete messi tutti abbastanza bene. Bravi. Il Meo e lo stordito qui dietro fanno un bel lavoro. Bisognerebbe migliorare un attimino il movimento. Allora, tranne che nel tango, c'è un movimento che in tutti i balli è richiesto, che è la particolarità di questi balli. L'avete mai sentita la parola swing? Sì. Che cos'è il swing, visto che l'avete sentito? L'oscillazione del corpo. Più o meno. Altre? Da un punto fisso. Bene, questa è una cosa da un punto fisso. Altre nozioni? Ve lo dico io, sennò che ci sono venuto a fare da Livorno stamattina all'8. Allora, il swing, come definizione, è un movimento libero da un punto fisso. Questa è la definizione, che è facile da imparare. A mettere in atto come si fa? Tenere il punto fisso. Allora, ci sono tre tipi di swing. C'è il swing, si chiama pendulum swing, frontale. Poi c'è il pendulum swing laterale. E poi c'è un altro swing che si chiama metronomic swing. Allora, il metronomic lasciamolo stare. No, non ci serve adesso, non ci serve assolutamente. Quello che ci serve è il pendulum frontale e il pendulum laterale. Per ottenere un swing, quindi per ottenere il movimento, il swing ha bisogno di vari ingredienti. Prima cosa, ha bisogno dell'ascesa. Se non scendo abbastanza, non posso muovere abbastanza. Ha bisogno di essere libero e ha bisogno anche della salita. E ha bisogno anche dello sway. Quindi ha bisogno di quattro ingredienti. Scendere, salire, essere libero e sway. Ok, il sway sarebbe solamente parole povere, lo sway è l'inclinazione.
Se io sono dritto, sono verticale sul pavimento. Se il mio corpo cambia inclinazione, va in diagonale o sto ottenendo lo sway. Semplice. Allora, innanzitutto parliamo dell'ascesa, che è quella fondamentale. Se io scendo nel momento sbagliato, anche se sento che sto scendendo, non funziona. Allora, nel valzer lento e nel valzer viennese si scende sempre al 3. 3 e. Nello slow fox e nel quick step si scende sempre al 4 e. Ora, cerco di spiegarvelo facile facile. Quindi, se io ad esempio, voi partite con i 18 passi, voi partite con i 18 passi, ok? Siete tutti belli in posizione. Se andate a fare 1, io già sono sceso nel momento sbagliato. Questo mi comporta che cosa? Però voi fisicamente sentite, sono sceso, ho fatto bene. Però sono sceso nel momento sbagliato. Questo cosa mi comporta? Che anziché muovere, il corpo si ferma ancora di più. Poi andate a salire, non siete più in equilibrio e vi storgete anche con il corpo. Però a livello fisico voi vi siete sentiti che siete scesi bene. Ma il... ti ha dato una pedata per spostarti adesso, guarda tuo figlio, lo metti di più. Ma abbiamo mosso nel momento sbagliato. Ora, per capire l'ascesa, apriamo un altro capitolo, c'è una differenza fra chi scende avanti e chi scende indietro. Perché la meccanica fra chi muove avanti e chi muove indietro è diversa. Partiamo da quello che è in avanti. Ecco perché vi ho chiesto come state le ginocchia. Quando si scende in avanti, non si piegano le ginocchia. Allora, quando si scende in avanti, non si piegano le ginocchia. Quando si va in avanti, si piega la caviglia, non il ginocchio. Ovvero, qualcuno di voi l'ha mai fatta, la fate palestra? La facevate palestra? Una volta, la facevate palestra? Ok, vi sedete su una sedia? Ok, Stordi, mi prendi una sedia per favore? Sulla panca, sulla sedia, sullo sgabello, sulla poltrona, ve le vedete due partite? Allora, se io mi voglio sedere, ok, se io sono dritto e mi voglio andare a sedere, piego le ginocchia, giusto? Stupido. Quindi le ginocchia creano un'azione che mi permette di andare indietro. Quindi io, se devo muovere in avanti, non posso piegare le ginocchia. Se devo muovere in avanti e piego le ginocchia, il mio corpo sta andando indietro. Quindi la parte centrale del corpo, se piego le ginocchia, mi crea movimento indietro. Non può creare movimento avanti, perché se io faccio un giro a destra e ballo 1, 2 e piego il ginocchio, il mio corpo è fermo indietro. Io invece, se voglio fare un giro a destra, il mio corpo deve muovere in avanti, non deve andare indietro, giusto? Quindi, quando io vado in avanti, devo riuscire a muovere la caviglia il più possibile verso il pavimento, lo stinco, diciamo così. Se io faccio un passo, ad esempio, voglio partire col giro a destra, e ballo 1, 2, 3. Questo è il mio piede. Adesso la caviglia, lo stinco, deve andare il più possibile in avanti, oltre il piede. Quindi quello, mi metto laterale così vedete meglio. Quello che vado a muovere, vedete che è questa il polpaccio e lo stinco che vanno davanti al piede. Ma se guardate dal ginocchio alla spalla, deve essere una linea dritta. Quindi immaginate che voi avete un braccio lungo la gamba, ok? Se metto laterale così vedete meglio. Se io piego il ginocchio, qui ci faccio la buca, si spezza. Quando vado a muovere, se questa è meridionale dritta e piego la caviglia, dal ginocchio al fianco, alla spalla, sono sempre dritto. Quindi sto ottenendo il movimento, chiamiamolo del piegare, non tramite il ginocchio, ma tramite la caviglia. Ok? Quindi dalla testa al ginocchio restate dritti. Dal ginocchio al piede, quindi tutto il pezzo del polpaccio e dello stinco, va a muovere in avanti. Questa è la prima cosa per riuscire a muovere bene. Quindi ogni volta che voi ballate, parliamo del valzer lento,
Ogni volta, stiamo tutti bene? Ogni volta che voi ballate il 3 o il 6 in avanti, dovete pensare di rimanere dritti il più possibile, dalla testa al ginocchio, e vado in avanti dal ginocchio alla caviglia. Quindi se io sono alto 1,82 m, voglio riuscire a scendere, diciamo, 1,72 m tramite la caviglia e il corpo vi rimane sempre dritto. Ora, questa è la prima fase dell'ascesa. Una volta che sono riuscito a tenere quest'angolo qui nella caviglia, dallo stesso piede mi spingo facendo il passo in avanti. Quindi dovete sentire, c'è un bastone. Ragazzi, voi chiedete che c'ha tutto. L'uomo delle sorprese. Allora, dal ginocchio alla spalla sono dritto, ok? Mi vedete? Se mi metto in questa angolazione lì? Se io ballo il 3, sono dritto con il corpo e piego la caviglia, quindi il corpo mi rimane sempre dritto. Quando vado a spingere dal 3 all'1, muovo dalla gamba sinistra, mi sposto e trasferisco il peso e rimango in linea sempre dalla spalla al ginocchio. Una volta che siete qui, in posizione, poi andiamo a parlare della salita. È chiaro fino a qui? Ci sono domande? No? Beh, meno male. Aspettate, ora andiamo a fare l'ascesa indietro. L'ascesa indietro, l'avete mai sentita quella parola, che chi va indietro deve fare spazio, devo invitare, giusto? L'ascesa indietro si fa tramite le ginocchia, come abbiamo visto quando mi dovevo sedere. Se io devo fare spazio, il mio centro deve lavorare indietro per spostarsi, per creare spazio a chi viene davanti. Quindi se io vado a fare un passo indietro, faccio, ballo ad esempio il 3, ora devo restare sempre dritto con il corpo, ok? Devo riuscire a piegare il ginocchio in avanti, ma mentre piego il ginocchio in avanti, il centro si deve spostare indietro per lasciare spazio. Vi è piaciuto questo incipit della lezione di Valerio Colantoni? Beh, dovete sapere che è stata più di un'ora di lezione in cui ha toccato veramente tutti i concetti che servono per ballare un valzer lento davvero professionista di Blackpool. E adesso voi sarete curiosi come delle manguste per vedere tutta la lezione, ovviamente. Non vi preoccupate. Voi iscrivetevi al canale e aspettatevi uno spin-off, una serie speciale di A Scuola Dalle Leggende. E vedrete che ci saranno delle belle sorprese. Dalla Casa dei Ballerini, SOS Danza, è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Cosa dirà stavolta Massimo alla fine del video? Oramai l'attesa di questi finali è diventata grande alla pari dell'uscita dei nostri video. Persone che saltano il video soltanto per vedere i 20 secondi finali. Stavolta però non posso dirvi niente perché i 20 secondi sono già passati. Mi limito a dirvi di cliccare sopra questi due video che sono i migliori. Cliccate. E non ve ne pentirete.